Ciao, benvenuti o bentornati nel mio canale. In questo nuovo video vi faccio vedere come ricreo questo make up utilizzando ombrettini in labbra, insomma una novità per quanto riguarda le labbra, che non vi spoilerò, vedrete durante il video se appunto vi interessa. E prima di lasciarvi al video però volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciare un like, un commentino se vi va. E seguirmi su Instagram perché lì sono insomma molto attiva, ecco, e ve lo lascio scritto da qualche parte. Nulla, io vi lascio il video. Oggi volevo fare semplicemente un get ready with me con un make up autunnale, diciamo, e volevo provare anche questo nuovo Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick di Essence nella tonalità 05. Ieri l'ho applicato e mi è sembrata una formulazione fantastica, infatti voglio riprovarlo in video con voi. E nulla, allora vado ad applicare questo prodotto qui che è nel mio progetto smaltimento, è dell'Essence Stay All Day, 16 ore, solito fondotinta che sembra non finire mai, che adoro, ha una formulazione buonissima secondo me, unica pecca, come dico sempre, hanno pochissime colorazioni. Lo mischio, siccome è un po' scuro, al Wet n Wild Photo Focus Foundation in Soft Ivory, perché è troppo chiaro per me, stranamente, quindi li mischio insieme. Ho un paio di brufoletti, che sono veramente brutti brutti. E non so il motivo, assolutamente. Tentando di essere più costante con la cura della pelle, del viso, ma non so proprio quale sia il problema in assoluto. Ieri ho provato il nuovo fondo di, scusatemi, il nuovo correttore di Essence. Ma nell'Essence dove vado io, infatti devo cambiare zona. L'Essence dove vado io è sempre, sembra sia passata una squadra di vandali. È saccheggiato sempre, il più non è per niente rifornito. Infatti avevo, utilizzo il correttore di Nabla intanto. Avevo provato i tester dei colori disponibili, dei correttori. Avevo trovato quello che secondo me poteva far per me, ma erano rimasti solo due correttori. Uno era lo 0,30, uno lo 0,10, quello che serviva a me, lo 0,20. E basta, cioè proprio due tubetti di correttore, uno 0,30 e uno 0,20. E vabbè. Tornerò in un altro momento, perché invece il nuovo fondo non mi interessa particolarmente provarlo, magari un po' più avanti, se sarò ispirata, ma non sono mai convinta delle colorazioni di Essence più che altro, anche se tipo lo Stay All Day mi piace moltissimo la formula, ma i colori sono sempre un tarno all'otto, in più ossidano tanto, almeno sul mio viso, insomma, quindi non sono particolarmente convinta. Ci tenevo a specificare, non sono una make-up artist, ma sono abbastanza informata e diciamo, sì, mi tengo informata, quindi so qualcosina, diciamo. Va di moda, no, il baking. Che, vabbè, immagino sappiate, è praticamente applicare tantissima cipria bianca generalmente o comunque della propria tonalità di pelle sotto qui per fare in modo che il correttore si setti per lungo tempo e in più aiuta anche ad illuminare. E vorrei specificare alle grandi youtubers che il baking non è per tutti i tipi di pelle, nel senso, ora io non voglio insegnare nulla, nessuno, ci mancherebbe altro, non ho nemmeno le competenze per farlo, però
Il baking serve per chi magari ha la pelle oleosa o grassa o mista, insomma, che se io vado a farmi il baking qua sotto divento tipo un deserto, cioè tutta secchissima, cioè terribile l'effetto. Quindi sì, valutate bene che al solito io applico le solite due polveri, queste qui sotto l'occhio. Valutate bene che tipo di pelle avete perché sì, non. Tante volte si fanno le cose perché vanno, no, di moda, nel senso che tutti ne parlano qui e lì. But magari uscite di casa che sembrate veramente cartapesta qua sotto, cioè brutto brutto. E sì, nulla, volevo solo ricordarvi questa conference. Comunque, qualcuno di voi è andato al Temporary Shop di Mulac a Milano? Perché ho visto le immagini, sembra fighissimo. Infatti, vorrei un sacco andare, ma è un po' fuori mappa per me. Sono passata da Tigotà ieri e ho fatto degli acquistini interessanti, soprattutto per quanto riguarda cura della pelle, cura dei capelli. Cura dei capelli. E dopo di questo girò il video in cui vi faccio vedere i miei acquistini. Che sono curiosissima di provare. Prima o poi. Come illuminante vado ad applicare Mary Lou Manizer. Comunque mi stanno crescendo tantissimo i capelli. E voglio lasciarli ancora crescere sempre di più. Ok, ho fatto le sopracciglia. Così. Ci invitiamo un passaggio. Mi piace moltissimo come riesco a farle di recente, sono molto contenta di me. Siccome non ho preso un ombrettino panna, vado a prendere un po' di cipria e la applico, ops, sotto l'arcata in modo da illuminare un pochino e settare la base e all'interno della piega, però non sulla palpebra mobile. Gli ombrettini a black hole sono questi qua, tutti più questi due, scusate, questi due e tutti questi più questo che è Gotham, che è una terra però è troppo chiara per me, quindi la uso come transition shade spesso, e questo qua invece di Hyan, ma non lo useremo oggi. Voglio andare a fare, penso che prenderemo questo colore qui, questo bianco qui, che è sempre di Hyan, però da mettere al centro, se riesco a parlare, e basta, insomma. Comunque prendo la terra Gotham e la uso come colore di transizione. Ora vado a prendere, cioè io lo vorrei fare con Fahrenheit, che è questo qui che non ho mai mai usato, cioè non ci crederete nemmeno voi. Quindi vado a prendere, vado direttamente con Fahrenheit, dai, questo bellissimo rosso, con un pennellino, diciamo a penna ma fluffy, ecco, insomma, un po' da sfumatura. E vado ad applicarlo sia all'angolo esterno che all'angolo interno con molta, diciamo, precisione, ma sfumandolo. Che bello che è. Ho sempre voluto acquistarlo colore, però era sempre sold out quando volevo acquistarlo. Poi un giorno mi sono rotta le balle e non l'ho più cercato.
Di tempo fa l'ho acquistato perché l'ho visto, poi non l'ho mai usato in realtà, quindi molto bello. Prendo con il pennello la sfumatura di prima, vado a prendere, oh, come si chiamava? Don't remember at all. Petra, che è questo colore qui. Ne prendo poco, cioè un pizzichino, insomma, e vado a portarlo proprio sopra. A fare night nella piega. E tento di sfumare un po' meglio. Giusto per farvi sapere, io ora devo andare a fare la spesa. Sono andata da Te Tennis. È una commessa mi fa: che bel rossetto che hai, le soddisfazioni della vita, grazie. E vabbè, nulla così per raccontarvi. Ora che ho fatto questo, vado a prendere il correttore per tagliare la piega. Appunto, a prendere questo ombrettino qui di Kian, se volete vi dico il numero, il numero 843. Ne prendo un po', vediamo com'è. Niente di così particolare. Probabilmente è più carino, sì. Penso proprio di sì. Provo ad applicare pelo pelino di Zoe, sempre di Nanno, perché non sono per niente soddisfatta, quindi magari questo dà un pop of color in più. Ok. Allora, questo è il make-up completato. Io spero vi piaccia. A me sinceramente sì, anche se credo che il rossetto stoni un pochettino, anche perché dal pack è un po' diverso il colore, però devo dire che la formula mi piace un sacco, si secca molto, però è una formula, cioè proprio sottile come. Non so, non la sentite particolarmente. E nulla, questo è appunto il prodotto. Comunque, il make-up è completato. Io spero vi piaccia, vi sia piaciuto anche il video, vi abbia un po' intrattenuto. Ecco, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare un bel like e un commentino se vi va. Poi seguirmi su Instagram perché insomma lì sono molto attiva e vi faccio vedere le cose in anteprima rispetto al canale, quindi se vi va seguitemi anche lì e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!